Marco Zinzani dello studio Padovan. Allora, quali sono le più grandi difficoltà di carattere legale e burocratico che affrontano le imprese nel processo di internazionalizzazione in Russia? Sicuramente la necessità di conformarsi alla normativa vigente imposta dall'Unione Europea e per certi tratti anche dagli Stati Uniti d'America, che ancora oggi vietano l'operatività con certi soggetti e pongono dei limiti alle esportazioni di certi prodotti, quindi restrizioni di carattere soggettivo, avendo a mente soggetti o persone giuridiche, entità blacklistate, inserite nelle liste nere, e restrizioni di carattere merceologico, quindi vincoli a certi prodotti, materiali di armamento, prodotti a duplice uso, dual use, quando destinati a certi usi o a certi soggetti. Vincoli, quindi, di cui l'operatore deve tenere conto facendo quella che noi chiamiamo una due diligence, una analisi del rischio approfondita sulla propria operazione. Quindi verifichiamo a chi vendiamo, verifichiamo cosa vendiamo, per essere certi che non ci siano restrizioni all'operazione. Grazie.